Continuiamo la nostra esplorazione di Google, riprendendone questa volta la sua reale vocazione, quella di motore di ricerca. Poi, come abbiamo visto, Google, e come vedremo, Google è anche molto altro, però è ovviamente la sua missione specifica è quella di fornire strumenti per fare ricerche efficaci sulle risorse di internet. Ora, a questo scopo abbiamo visto c'è cioè il semplice campo di ricerca nel quale noi possiamo inserire i criteri che possono poi aiutarci a localizzare le risorse, i siti attinenti. Ma oltre a questo campo semplice, abbiamo anche la possibilità di sfruttare una ricerca, modalità di ricerca avanzata. La si raggiunge cliccando qui in basso a destra dove è scritto Impostazioni. Cliccando appunto sulla voce ricerca avanzata. Ecco, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la possibilità di specificare ovviamente le parole o le frasi che compongono il nostro criterio di ricerca, però classificandone, diciamo così, il loro ruolo, il loro significato, insomma. Ad esempio, se io volessi trovare tutte le, so, fossi interessato a fare una vacanza in Puglia, magari nella Murgia pugliese, ecco, allora scriverei dove dice tutte queste parole, vacanza, Puglia, Murgia. Che è un po' questo che vedete qua, tutte queste parole è l'equivalente del campo che vedevamo in prima pagina, è la stessa cosa. Ora, scrivendo solo questo, tra l'altro vedete qui sotto è possibile anche, come vedete, limitare la lingua con cui vogliamo che le risorse trovate siano poste, l'area geografica, per esempio, tutti i siti che provengono dall'Italia o dalla Gran Bretagna, eccetera, o addirittura anche la freschezza dell'informazione, cioè vogliamo risorse che sono state aggiornate nelle ultime 24 ore o nell'ultima settimana, ultimo mese, eccetera. Ecco, lasciando le impostazioni di, diciamo, date per riassunto, si dice tecnicamente di default, noi accettiamo risorse in tutte le lingue che provengono da tutti i paesi e per qualunque data. Clicco su ricerca avanzata ed ecco che trovo appunto informazioni degli operatori turistici su vacanze in alberghi. Vedete anche, avendo specificato Murgia, che viene fuori anche una pagina di Puglia Turismo che parla delle Murge, Agriturismo Murge e così via. Quindi ho in qualche modo ben posto, ben formulato la mia ricerca. Me ne accorgo proprio dalla qualità e attendibilità e attinenza dei risultati che ottengo. Ora, ovviamente, cliccando sui titoli, ecco, navigo, questa è l'operazione di navigare, cioè accedo al sito web che Google ha indicizzato e che mi ha proposto in base alla ricerca che io ho dato. Ecco, questa è la sezione che illustra l'area geografica delle Murge, che è un'area molto suggestiva, che chi non l'avesse visitata, consiglio di farlo. Ecco, e così via. Adesso sono tornato indietro, torno ancora indietro e vi faccio vedere come è possibile anche raffinare, specializzare ulteriormente la ricerca usando queste altre tecniche. Ecco, qui vedete il campo, questa esatta parola o frase. Ecco, se io volessi, ecco, cancello per il momento vacanza Puglia Murgia, se io volessi Castel del Monte, fossi interessato quindi a risorse web che parlano del Castel del Monte, attenzione, Castel, spazio del Monte, no? Se io l'avessi, questo Castel del Monte l'avessi scritto qui, avrei ottenuto anche pagine che contengono genericamente la parola monte, quindi avrei trovato, che ne so, anche Monte Caccia o Monte Bianco o Monte Grosso e così via. Mentre invece io qui sto intendendo Castel del Monte come una entità unica, quindi analogamente dicevo, ripeto, qui avrei potuto trovare anche pagine che contengono la parola castel, e quindi, che ne so, Castel Gandolfo, Castel Fidardo e così via. Ora, mettendola invece qui, questa esatta parola o frase,
faccio di nuovo ricerca avanzata, ecco, io ottengo effettivamente solo risultati di pagine web che contengono esattamente Casteldelmonte. Ok? Ora, i criteri possono intrecciarsi fra di loro, quindi io potrei scrivere anche vacanza, Puglia, Murgia e poi anche questa esatta parola o frase. Quindi questo cosa comporterebbe? Fra tutti i risultati di pagine web che contengono la parola vacanza, Puglia e Murgia, filtra quelle che contengono anche la parola Casteldelmonte. Ed ecco che abbiamo il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che è Casteldelmonte, della scheda su Casteldelmonte che descrive, che è presentata nel contesto del sito del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Quindi è perfettamente coerente, come vedete, al criterio di ricerca. Vedete poi come, tra l'altro, questo criterio sintatticamente come si traduce? Allora, si scrivono le parole che noi vogliamo che appaiano una dietro l'altra, mentre si racchiudono, tra virgolette, la frase, quindi le parole che compongono una frase, che noi vogliamo che appaia esattamente scritta così, che quindi venga intesa come una unica unità, mentre qui non sono intese come unità. Vacanza è distinto da Puglia, è distinto da Murgia. Beh, per esempio, se io volessi anche vacanza Puglia, togliamo Casteldelmonte, in generale vacanza Puglia, e poi volessi una qualunque di queste parole, ad esempio mare o campagna. Cosa sto dicendo? Che significato ha questa mia formulazione? Trovami tutte le pagine web che parlano di vacanze e parlano di Puglia e ne parlano o riferite al mare, quindi vacanze al mare in Puglia, o, sottolineo questa disgiunzione logica, la campagna. Quindi non mare e campagna, che evidentemente è difficile trovare dei posti in cui c'è insieme mare e campagna nello stesso metro quadro. Faccio ricerca avanzata ed ecco che trovo case fronte al mare, pacchetti vacanze, vacanza mare, case vacanze in Puglia, appartamenti, eccetera, eccetera. Vedete come sintatticamente questo si rende? Quindi io avrei potuto, invece di usare quella ricerca avanzata, avrei potuto anche, una volta che ho imparato la tecnica, anche formularla così. Vedete la parolina or? La parolina or è quella che serve per distinguere le parole che noi vogliamo essere disgiunte, cioè vacanza Puglia al mare o in campagna, invece che o campagna, no? Se io potrei mettere or montagna, beh, montagna non ce n'è granché, però. Qualcosina la troviamo perché vale l'or del mare. Ecco, quindi, come vedete, la maggior parte delle risorse, lo possiamo vedere a colpo d'occhio, offre ricettività turistica in Puglia sul mare. Però, se vado a scartabellare, qui questi sono i primi 10 risultati, però posso andare avanti e mi aspetto di trovare prima o poi anche agriturismi, eccetera. Vedete anche le immagini e così via. Torno indietro, torno indietro. Quindi vacanza, Puglia, al mare o in campagna. Ecco, supponiamo di voler essere ancora più, diciamo, più precisi nella formulazione. Potrei indicare, volere, vacanze in Puglia, al mare o in campagna, ma non a Barletta. Quindi scrivo nessuna di queste parole presenti. Barletta. Ora, oh, non me ne vogliono gli amici barlettani, sto scherzando, anzi. Sono anche i nostri Barletta insieme a Trani formiamo la famosa Bat provincia per cui bando ai campanilismi è solo un pretesto per illustrare questa funzionalità. Ecco, qui ora sto raffinando ulteriormente la mia ricerca. Vacanza in Puglia, al mare o in campagna, purché non a Barletta? Perché magari c'è qualcuno a Barletta che non voglio incontrare. Allora, clicco su ricerca avanzata, vedete come viene sintatticamente tradotta questa indicazione. Vacanza Puglia, mare, or campagna. Poi vedete Barletta, vicino a Barletta, davanti a Barletta c'è un segno meno. Quello sta a indicare, trovami tutte le risorse che soddisfano questo criterio, meno queste località, questa parola, in generale una parola. Questo, ovviamente ora l'esempio lo sto costruendo attorno a un'ipotetica ricerca di un turista che vuole venire in Puglia in vacanza. Però questa tecnica può essere usata per qualunque istanza
di ricerca. Ora termino questa trattazione spiegando anche il significato di quest'altra modalità, numeri da A. Ecco, per esempio, io potrei scrivere, trovami comuni della Puglia, la cui popolazione, quindi popolazione, lo metto come questa parola o frase, Comuni Puglia in cui c'è una popolazione compresa fra 100.000 e 200.000. Ricerca. Ed ecco, è ovviamente, chi è il principale risultato? L'Istat. Viene fuori la pagina dell'Istat che presenta i dati statistici anagrafici sulle popolazioni dei comuni. In questo caso, vedete anche subito dopo Puglia, popolazione residente al 1 gennaio 2012. Ecco. E poi altri vari risultati di tipo statistico. Perché io ho indicato in questo caso un intervallo numerico. Quindi io potrei anche trovare, non so, automobili il cui prezzo è compreso da tot a tot. Quindi troverei i siti web di concessionari di automobili che propongono appunto veicoli con quel range di prezzi. Ora, attenzione a non esagerare con questo ultimo tipo di ricerca, perché se io dovessi, per esempio, nuovamente riformulare, scrivo 250.000, 250.000 e vado. È uscito, va bene. Torno indietro, scrivo 250.000, 350.000, ricerca. Ok, mi ha ancora dato. Cambio ancora, 350, 200, 550, ricerca avanzata. Ancora. Scrivo Barletta, ricerca avanzata. Ecco, comunque a un certo punto può capitare, lo fa, che lui rilevi una esagerata richiesta di elaborazione di questo tipo. E potrebbe anche fare, eccolo qua, ecco, è appena arrivato, ecco. Guardate il messaggio, non vi allarmate se dovesse venirvi questo messaggio, e comunque consegue da un uso, come avete visto, piuttosto compulsivo, intenso, di ricerca di tipo avanzata, soprattutto che preveda l'uso di quel range numerico. E qui dice, i nostri sistemi hanno rilevato un traffico insolito, proveniente dalla rete del tuo computer. Prova a inviare nuovamente la tua richiesta, più tardi. Cioè, sta dicendo, dacci tregua, stai consumando in maniera intensa le nostre risorse, la nostra potenza lavorativa. Ok, siamo Google, ma abbiamo dei limiti anche perché c'è migliaia di persone che insieme a te stanno usando i nostri sistemi. Per cui, però, attenzione, solo questa modalità di ricerca, quella che include l'intervallo numerico, mentre le altre, ecco, addirittura adesso dice, vuoi continuare? Dici per favore che non sei un robot, scrivi qui quello che leggi. Ecco, Google è entrato in una modalità, paranoica di protezione, no? Sta difendendo le sue risorse, scongiurandone un eventuale attacco che può essere condotto da sistemi automatici che, mandando in maniera intensa queste richieste, possono provocare anche un rallentamento generale del suo sistema. E questo è il motivo per cui Google ora sta facendo così. Come si risolve? Beh, si lascia da parte per un attimo Google, si va a prendere un caffè e poi al ritorno si sblocca, la situazione viene sbloccata spontaneamente, quindi si può tornare ad usare Google. Quindi avete visto anche come mandare in palla, in certo senso, Google. Bene, ci fermiamo qui per oggi. La prossima volta cominceremo a usare, a parlare di posta elettronica e lo faremo ancora trovandoci dentro l'ambiente Google. Alla prossima.